stata una partita che forse potevamo iniziare a giocare prima, nel senso che siamo partiti un po' contratti, abbiamo subito un po' i loro ritmi iniziali, la loro transizione, il loro tiro da tre punti, e poi siamo riusciti a comunque a mollare il freno a mano, abbiamo ricominciato a giocare, a fare le cose che sapevamo con tranquillità, abbiamo stretto un pochino le maglie in difesa, e abbiamo alzato il ritmo, abbiamo iniziato a giocare in contropiede, abbiamo ripreso a giocare secondo le nostre caratteristiche, cose che all'inizio non avevamo fatto. E comunque la Nuova Gioia è sicuramente una squadra che rispetto all'anno scorso potrà dire la sua nei quartieri alti del campionato, ha inserito due giocatori di grande spessore e di grande esperienza, soprattutto come Antonio Gugliandro e Fabrizio Scaffini. E niente, ci tengo personalmente a fare un bocca al lupo a quel ragazzo che purtroppo ha avuto un piccolo infortunio, speriamo sia nulla di grave perché so che ha già avuto dei precedenti, e ci tengo personalmente a nome mio, di tutta la squadra e tutto il Val Gallico a farmi un bocca al lupo personale affinché non sia nulla.